La storia della ferrovia può iniziare con un personaggio della nostra provincia e per primo inventò un congegno che metteva vapore e fu in seguito la fonte di varie applicazioni meccaniche. Era il 1629 e grazie alle innovazioni di Giovanni Branca, nato a Sant'Angelo in Lizzola. Dal 1616 il Branca fu impiegato presso la Sacra Casa di Loreto, dove effettuò lavori tipici di un ingegnere rinascimentale. Curò le riparazioni alle strutture e migliorò le fortificazioni. Assunse inoltre un ruolo nel governo locale e curò anche gli interessi terrieri della Casa Sacra. Il suo lavoro lo condusse frequentemente ad Assisi e Roma. Ottenne la cittadinanza di Roma nel 1622. Branca progettò molti strumenti meccanici ed il cosiddetto motore a vapore si suggerì che l'apparato poteva essere utilizzato per l'alimentazione di varie macchine del tempo. Con la successiva applicazione della forza a vapore si sviluppò l'uso di questa nuova energia fino ad arrivare alla prima locomotiva nelle costruende ferrovie italiane. E da lui fu poi dedicata una delle vie più importanti di Pesaro. Fu questa la svolta che fece iniziare anche negli altri piccoli stati di un'Italia non ancora unita, lo sviluppo della ferrovia. Fu opinione diffusa soprattutto dopo l'Unità d'Italia nel 1860, considerare la ferrovia come il mezzo più idoneo e moderno per viaggiare, incontrarsi o trasportare merci. Sul finire dell'Ottocento molte iniziative, convegni, interrogazioni parlamentari, comitati, tutte iniziative riferite alla realizzazione di un collegamento ferroviario. Trovarono risalto anche nella nostra zona e si avviò la stesura di un progetto commissionato da politici e nobili cagliesi che doveva essere complementare alla già progettata ferrovia dello Stato Pontificio da Roma ad Ancona. In quei accesi dibattiti e progetti tutti volti a perseguire i vantaggi economici e sociali che si avrebbero avuti con la moderna ferrovia, fu progettata e realizzata la Fabriano Cagli Urbino. Doveva proseguire fino a Sant'Arcangelo di Romagna con un percorso di circa 146 chilometri, una vera pedemontana su rotaie che collegava tutto l'entroterra anconetano e pesarese fino alla Romagna. Nel 1879 venne trascritta la legge che insieme alle altre approvarono il nuovo progetto di una ferrovia che partiva da Fabriano fino a Cagli, Urbino e Sant'Arcangelo di Romagna. Ferrovia fortemente voluta anche dal Ministero della Guerra perché considerata strategica e ritenuta più protetta dalle probabili cannonate della flotta austriaca rispetto alla linea dell'Adriatica. Addirittura l'intero percorso della ferrovia ritenuta molto strategica non doveva nascere a Fabriano ma a Torre dei Passeri, vicino a Pescara, risalendo verso Penne e sempre parallela all'Appennino, poi da Ascoli toccando Sarnano, il Maceratese fino a Castel Raimondo Matelica e da Albacina a Fabriano. L'ambizioso progetto fu denominato Ferrovia Subappennina. Ma l'imponente e costoso progetto della dorsale appenninica dall'Abruzzo alle Marche fino alla Romagna rimase in massima parte solo sulla carta e si realizzò solo la costruzione della Fabriano Cagli Urbino. I lavori iniziarono nel 1890 e vennero portati a termine fino ad Urbino con l'inaugurazione il 29 settembre 1898. Con i lavori vennero realizzate 13 gallerie, 46 viadotti, 195 ponti minori e 25 sottopassaggi. I viadotti a quei tempi e con i limitati mezzi a disposizione furono considerati veri capolavori di ingegneria ed arte muraria e tra i più importanti fu quello nei pressi di Paravento, dove nella piana vicino fu approntata una grande fornace per realizzare mattoni che vennero utilizzati per costruire le volte ed altri manufatti lungo la ferrovia. Fu costruito con 20 archi per una lunghezza in curva di oltre 200 metri. Poco lontano l'altro viadotto sul fosso Grumale o della Canala poco prima dalla stazione di Acquaviva. Da segnalare nel territorio di Cagli altri viadotti sul torrente della Bisciugola con 6 arcate, quello di San Lazzaro di Smirra
ad una sola arcata di 15 metri sul torrente La Fossa e quello imponente all'entrata della stazione di Cagli con ben 12 arcate. Furono costruite 73 case per casellanti addette ai passaggi a livello. Dei 23 prefabbricati delle stazioni sono rimasti ancora intatti gli edifici da Fabriano a Pergola e solo quelli di Pole, Piobbico e Firmignano nel nostro territorio. Delle altre stazioni rimangono solo i ricordi, con immagini fotografiche come quella di Cagli, con il passaggio dell'ultimo treno, e che fu distrutta e minata dai tedeschi in ritirata nel maggio 1944. Tanti furono i cagliesi che salirono su quei vecchi treni, dalle prime locomotive a vapore e alla più moderna littorina, che era costruita dalla ditta Breda. Una curiosa frase venne ancora ricordata e scritta da un simpatico cagliese che inviò un telegramma a sua moglie annunciando il suo ritorno imminente in città. Prepara brodo che arrivo con Breda. Una breve pausa con una storia che non tutti ricordano. E prima di continuare il racconto sulla ferrovia, raccontiamo una curiosità che vide protagonista di un'importante iniziativa la città di Cagli. Un'iniziativa avviata dal comune e nobiltà locale, subito dopo l'annessione dallo Stato Pontificio al Nuovo Regno d'Italia. Venne presentato nel maggio del 1872 alla Commissione Ministeriale un progetto di unire Fano a Fossato chiamato Ferrovia Flaminia, un tracciato che allacciava l'Umbria e le Marche fino a congiungersi alla linea Roma-Ancona e la ferrovia che da Bologna arrivava già a Fano. La proposta fatta da Cagli venne accolta favorevolmente da tutti i comuni e popolazioni interessate lungo il percorso ed il 26 giugno del 1872, in una riunione che si tenne nel Palazzo Comunale di Cagli, veniva costituito il comitato promotore per la ferrovia Flaminia. Il percorso seguiva le tracce accanto all'antica strada Flaminia, congiungendo le due sopracitate linee esistenti, e si disse che rispondeva alle esigenze del legno. Il progetto era stato commissionato all'ingegnere pesarese Passari Modi, con l'aiuto del parlamentare Serafini Di Fano, eletto deputato nel giovane Regno d'Italia. Il governo non l'approvò, adducendo che non soddisfaceva completamente le esigenze militari del regno, una motivazione che fu anche basata probabilmente sulla enorme difficoltà con i mezzi di allora di far proseguire la ferrovia dall'altopiano di Scheggia e scendere fino a Ponte Riccioli. Altra difficoltà furono gli stretti spazi accanto all'antica Flaminia, utili per la costruenda ferrovia nelle due gole tra Cantiano e Cagli e quella ancora più problematica del Furlo. Dopo appena 5 anni da questa decisione, il 27 luglio del 1877 furono incaricati lo stesso Passari Modi con gli ingegneri Torricelli e Pagliari di modificare il tracciato proposto da Cagli con una nuova linea da Fabriano a Cagli. Il 28 novembre del 1877 venne consegnato il progetto alla commissione ministeriale, allegando anche la proposta di un ulteriore tronco di ferrovia da Frano a Fossombrone fino a Firmignano e da allacciarsi alla ferrovia adriatica. La legge del 29 luglio del 1879 iscriveva la ferrovia Fabriano-Cagli-Urbino tra le linee di importanza regionale e solo dopo un ventennio fu inaugurato l'intero tratto. E purtroppo la ferrovia Flaminia, che era stata proposta da Cagli, completamente archiviata e dimenticata. Per concludere la storia della ferrovia che non esiste più nel territorio cagliese, vediamo un video realizzato qualche anno fa con Giovanni Camborata, capostazione in pensione erede di una famiglia che fu al servizio nel casello ferroviario nei pressi della stazione
di Acqualagna. Quindi fino al 44 la ferrovia era, sì, purtroppo adesso non c'è più. Ecco, ecco, dal 44 l'hanno distrutta, non so perché l'hanno distrutta in questo modo, perché proprio l'hanno rasa al suolo, come dicevano. Ma che eventi bellici comunque. Sì, però dicevano che era una stazione, una ferrovia di scarso traffico, ma non si capisce se era di scarso traffico, bastavano che buttavano giù un ponte, era finito, invece l'hanno proprio rasa al suolo. I caselli, le stazioni, ma cosa serviva a buttare giù così in questo modo? L'hanno talmente distrutta che non è stato impossibile ricostruirla. Infatti mio padre, che era sorvegliante in questo tronco, dice non vi preoccupate, questa ferrovia qui non la vedranno più neanche i miei nipoti. Difatti è stato vero, è vero. Difatti anzi, hanno chiuso l'appeso Rubino. Scusi, quanti treni passavano al giorno? Ne passavano 8 treni, 8 treni al giorno, perché logicamente di viaggiatori, perché poi dopo c'era anche il traffico merci che lavorava parecchio. A Cagli c'era a Cagliari c'erano 3 binari, tutte le stazioni erano 2 binari, a Cagliari ne avevo messi 3, perché il terzo binario doveva servire per scarico e carico delle merci, più che altro scarico del pietrisco, che qui a Cagliari c'era una cava di pietra. Ecco, c'era un servizio di camion che portavano questo pietrisco e caricavano sul terzo marciapiede, nel terzo binario, alla stazione di Cagliari. Ecco. Perciò vuol dire che era importante. Ogni tanto si parla di ripristinare la ferrovia. Ecco, lei cosa ne pensa? Allora, lì una volta dicono che riapriamo la ferrovia che c'è con il genio ferrovieri, riapriamo, lei è fatta. Poi dopo a un certo punto viene fuori che non, dove passava il treno ci facciamo una pista ciclabile e la sede ferroviaria la spostiamo. Adesso cosa dico? Adesso dicono proprio addirittura di smantellare tutto e fare una pista ciclabile. L'altro giorno dicevano che la volevano riaprire. Insomma, qui soltanto le chiacchiere passano sopra quelle rotaie arrugginite e non si fa niente di buono. Ecco, io c'ho una grande illusione. Quindi era la pedemontana su rotaie. Sì, perché la pergola, cioè la Fabriano Urbino. La Fabriano doveva andare a Sant'Arcangelo, era la Fabriano Sant'Arcangelo. Da Urbino fino a Sant'Arcangelo era già pronto, bastava mettere giù le rotaie perché c'era già tutto pronto. Addirittura nei caselli già abitavano i ferrovieri. Quindi una grande delusione, e sai, ci sarà speranza dopo tante chiacchiere. Io devo ripetere quello che diceva mio padre. Cioè? Che sta ferrovia la vedranno manco i miei nipoti. Mi sa che va a finire così,